Grazie Federica. Adesso abbiamo Furio Novarello. Furio Novarello lo conosco Buonasera. da parecchi anni, è un dipendente del comune di Ozzano, credo da 31 anni, quindi ha una certa esperienza. Sì, ha già detto lui, comunque Furio Marello, 52 anni, coniugato con due figli, da 31 anni lavoro per il Comune di Ozzano e ho imparato a capire e conoscere quali sono i rapporti tra l'utenza e la pubblica amministrazione e gli uffici e penso che nella nostra zona la pubblica amministrazione funzioni bene, che ne dica Brunetta. Perché secondo me nelle piccole realtà, come può anche essere quella di Casale, il rapporto con la gente, con la popolazione è importante. Credo di poter portare un po' di esperienza, seppur non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista amministrativo, che ho avuto in questi 31 anni di lavoro per il Comune di Ozzano. Poi perché nella lista con i Gianni? Perché essendo stato promotore di tante iniziative a favore dell'Avis, a favore di Vitas, creata da uno zanese che era la dottoressa Di Giovanni, essendo stato promotore di tante manifestazioni, quando c'era bisogno di qualcosa, di qualcuno, di un politico, di una persona, era il Gianni, era sempre lui quello presente, era sempre lui quello disponibile. E credo che in questo momento Gianni rappresenti la persona giusta per rappresentare non solo Casale, ma come deve cambiare il mondo politico, perché è una persona che sa vivere con la gente. Altra cosa, da 25 anni mi occupo di sport, sono stato allenatore di calcio, credo di quasi tutti i ragazzi nati dall'83 al 92, ho allenato in parecchie società, ho visto crescere dei ragazzi. Una cosa sulla quale mi vorrei occupare nel caso in cui mi fosse dato un incarico, sarebbe quello di fare in modo che a Casale finalmente le squadre, io mi occupo specialmente di calcio, quindi vorrei andare in quella direzione, 4-5 squadre di calcio a Casale più altrettante nella zona, la finiscano di rubarsi i bambini uno con l'altro e alla fine non riescono mai a far arrivare un ragazzo a giocare in un campionato professionistico. Nel Casale non c'è un giocatore di Casale, nelle squadre limitrofe dalla prima categoria in giù cominciano ad esserci quelle di Casale. Quindi un impegno affinché le società investano in allenatori, in tecnici bravi per i bambini. E magari limitino un po' le manie di grandezza in categorie che hanno poi poco risvolto. Quindi il mio impegno per le manifestazioni, per lo sport e naturalmente per cercare dei voti per il Gianni. Grazie. Grazie Fulvio, come al solito molto concreto. E adesso tocca a Valerio Porello. Buonasera, Valerio Polello. 54 anni, due figli, Andrea 32 anni, Chiara 27, insegno al Sobrero dal 1975, sono maestro di karate dal 1989, pratico karate da 36 anni e questa pratica e la conoscenza e la frequentazione dei maestri che ho conosciuto hanno contribuito a formarmi così come sono. Perché faccio politica? Non ho mai fatto politica in vita mia, ho sempre pensato che ciascuno dovesse impegnarsi il meglio nel proprio lavoro e demandare quindi ai politici il proprio lavoro, a fare il meglio per la cosa pubblica, per la comunità. Ma visto il punto in cui siamo, penso di essermi sbagliato. Quindi, siccome non è nel mio spirito criticare guardando da fuori, ho pensato di candidarmi, di aiutare l'amico Gianni per vedere se è poi così difficile far funzionare un po' meglio le piccole cose almeno. Casale, come hanno detto i miei compagni di lista, è una gran bella città. Una gran bella città, dobbiamo solamente rendercene conto. Molte cose non vanno e con questa nuova corrente, questa nuova lista, cercheremo di cambiarle, ma non bisogna buttare al vento tutto ciò che è stato fatto. Gianni in questi anni ha dimostrato di saper fare molte cose importanti come assessore dello sport, come lavori pubblici. È stata veramente una piccola forza, come lui si era definito nella sua precedente campagna politica. Conosco Gianni da quando era mio
ahimè, studente al Sobrero. Ho superato questa cosa grazie al karate che mi ha reso forte, perché se no non ce l'avrei fatta. Lui e l'elettronica, due cose, zero. Però non si è mai pianto addosso. Io mi ricordo Gianni come un leader già allora, ma non prepotente. Lui aveva il consenso degli altri ragazzi. Era un ragazzo che si impegnava seriamente in ciò che, in cui credeva e che riteneva, opportuno. Io, ripeto, vorrei occuparmi di piccole cose. Dalle piccole cose nascono normalmente le grandi. Con Gianni, dal 99 a cui abbiamo organizzato in collaborazione col Comune 3 campionati italiani di karate, 2 trofei Topolini in collaborazione con la Walt Disney, cosa non facile, 1500 bambini qua per 2 giorni. Organizzeremo a ottobre il campionato europeo di karate tradizionale che porterà 20 nazioni, 300 atleti e il pubblico qui a Casale. E questa è un qualche cosa di piccolo che possiamo comunque fare per incentivare la promozione di questa città. Un'altra cosa che vorrei fare nel piccolo, perché se mi sarà dato la possibilità, io farò. Che cosa? Non lo so ancora, ma farò, e sicuramente con serietà, concretezza e perché no con un po' di coscienza. La nostra città è bella. Dobbiamo insegnare ai giovani ad amarla, essere orgogliosi di essere casalesi, ma città più pulita, una città più ordinata, una città che possa offrire tutto ciò che deve offrire ai nostri giovani. Quello che diceva l'amico Max, diceva Federica, dobbiamo seminare per i giovani, perché finora per i nostri giovani la mia generazione purtroppo non ha fatto molto bene. Grazie, grazie Gianni. Grazie Valerio. Andrea Castellani, al tuo microfono in mano. Ciao, intanto una bella emozione vedervi tutti qua. Io sono Andrea Castellani, sono della classe 67, vedo tanta bella gente e questo fa piacere. Che cosa ci sto a fare qua? Una bella domanda, me la sono chiesta anch'io. La cosa più importante è, secondo me, comprendere per risolvere. Bisogna comprendere qualsiasi cosa. E poi avere diverse vedute. Scusate la battuta anche, però ci vogliono più occhi, più persone. La mia professione tra l'altro è consulente, il mio impegno in tanti anni è quello di stare vicino ai valori della famiglia, cercare di farli ritornare come una volta, devono ritornare come una volta. L'impegno della famiglia è essenziale, bisogna vivere in maniera serena e bisogna prosperare. È importante anche dare un messaggio a quelli che sono i valori dei bambini nell'istruzione, cercare di mantenere le scuole come il vero luogo di istruzione e di educazione, niente di più, niente di meno. E poi ragazzi, io l'emozione, mi ero scritto anche un bigliettino, poi me lo sono dimenticato, però l'impegno è tanto, insomma, non dico nel tecnico che cosa faremo, cosa non faremo, qua siamo più di 30, di sicuro ci metteremo il cuore, l'anima e ci daremo da fare per qualsiasi cosa. Poi io sono anche un sostenitore di un'associazione che dice dicono la droga, e qua ancora a Casale non è arrivata, però fare in modo di farla anche arrivare, questo per pensare ai giovani e al futuro. Nel lavoro ci serve a dire tante cose, non le voglio dire, dico solo l'impegno, la volontà e la forza di fare, tanto impegno, tanta volontà, nient'altro. Scusate, un po' l'emozione, ma... Adesso passo, credo che dovrebbe parlare Gianni o... No, devo ancora passare un attimo.